Sì, io sto qua perché c'ho una stampata microscopica nelle sue slide, quindi c'è, posso anche guardare la stampata. Ho cambiato qualcuno. Ah, se ne hai cambiato. Ma non i dati. No, no. Tutta l'interpretazione. Ho fatto una piccola Thank you.
sentirai i commenti di Enzo e li dirà poi domani. Forse possiamo anche iniziare. Continua a arrivare gente, ma... Vedete, cominciamo. No, la posso no, dillo anche tu. E adesso? Chiamare no, con te no, ma qua come se tu lo muovi richiamo, forse sì, perché sennò scusate, ma stiamo lavorando per voi, si è scritto sulle strade il tecnico. Ma non è stand by quello, è andato via quello. Ma è rischiosissimo, per se si rispegne. Attenzione ai fili lì. Ma tu hai aveva qualcosa per azionarlo? Ce l'avevo. Tu se muovi questo non succede niente. Succede qua, ma lì c'è. Questo è predisposto perché non vada in stand by se è collegato alla rete elettrica ed è collegato alla... No, non lo riprende più. Tu l'hai copiata? No, non l'avevo copiata.
vendi qualcosa. Fabric, sì, quella, sì. Non andava fino a 10 minuti fa, sono dovuto andare su con la scala a staccarlo. Non andava quello. Abbiamo già chiamato Remida. Cambiato il formato della sarà che serie, senti, lo tolgo brutalmente. Sì, sì, toglio, sì, toglio. Faccio un altro. Adesso vediamo un attimo se il problema. Perché per darsi che sia un problema di cavo. Faccio un ultimo tentativo. Se volete possiamo provare qua. Ma non è un problema di cavo, perché sennò prima. Parti subito che il tempo è da subito, esatto. Via subito, esatto. Almeno la parte dati magari va. Introduci tu, visto che sei arrivato. Bene, buonasera a tutti. Dopo questo intermezzo tecnico possiamo iniziare. Nel frattempo è arrivato anche il direttore, che ringrazio di essere qui. Sono gli Scassant. Allora, questo è il terzo incontro del ciclo sul capitalismo europeo contemporaneo che facciamo quest'anno. Anzi, dei due cicli che organizziamo quest'anno in collaborazione fra la Società Italiana di Sociologia Economica e la Casa della Cultura. Il tema di questa sera, la crisi del capitalismo regolato, esiste ancora un modello sociale europeo? Grande punto interrogativo. Inizierei dicendo che nei primi 30 anni del secondo dopoguerra, i primi 30 anni del secondo dopoguerra, mi siedo perché non so se si vede se sto in piedi. I primi 30 anni del secondo dopoguerra costituiscono la fase del capitalismo regolato, nel senso che le economie avanzate cercano di coniugare l'efficienza del mercato con l'equità garantita da politiche redistributive, da politiche statali e dall'azione sindacale. È quella che si chiama la fase del welfare state keynesiano più concertazione, in cui il mercato è la principale istituzione che regola il sistema economico, ma accanto al mercato ci sono lo Stato che interviene con il welfare, con le politiche redistributive e le associazioni che intervengono mediante la contrattazione e così via. Cosa succede? Succede che dopo la stagflazione degli anni 70, quella crisi che unì insieme stagnazione e inflazione, quindi fece sì che gli economisti coniarono questo neologismo stagflazione,
Negli anni 80 c'è un'ondata deregolativa di ritorno al mercato, al libero mercato, che si afferma però prevalentemente negli Stati Uniti negli Stati Uniti di Thatcher e nella Gran Bretagna negli Stati Uniti di Reagan e nella Gran Bretagna di Margaret Thatcher, che potremmo definire il sogno neoliberista di un libero mercato senza lacci e lacciuoli, come diceva Guido Carli, presidente della Confindustria, vale a dire un mercato libero di operare senza interferenze da parte dello Stato, che deve occuparsi solo del sistema politico e dei sindacati, eccetera, che devono agire nel sistema sociale ma senza interferire nel sistema economico. Però questo sogno neoliberista, chiamiamolo così, fatica ad affermarsi nell'Europa occidentale. Si afferma in larga misura negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, ma fatica ad affermarsi in Europa occidentale. E si radica così a poco l'idea, a partire dagli anni 90, si radica l'idea che il capitalismo europeo sia diverso da quello americano, capace di tutele anche se meno di creare occupazione. Difatti è l'epoca in cui si sviluppano gli studi sui diversi modelli di capitalismo. L'idea è proprio che ci siano diversi modelli di capitalismo, e quello europeo è sicuramente molto diverso da quello americano, quella è l'idea allora, perché ha sviluppato quello che viene chiamato da Jacques Delors, il presidente della Commissione europea dagli anni 80, socialista francese, presidente della Commissione europea, amatissimo allora dalla metà degli anni 80 alla metà degli anni 90, viene definito il modello sociale europeo. Idealmente questo modello sociale europeo combina tre aspetti: un sistema di welfare con livelli piuttosto estesi, cioè particolarmente generosi, di spesa pubblica destinata a prestazioni sociali e di tipo tendenzialmente universalistico, cioè rivolto a tutti i cittadini, i cosiddetti diritti sociali; un sistema di relazioni industriali con sindacati forti capaci di contrattare collettivamente le condizioni di lavoro e i salari, e anche di essere coinvolti nella politica economica; e una regolazione del mercato del lavoro che in qualche modo garantisca abbastanza flessibilità alle imprese, ma contemperandole con le tutele del posto di lavoro o del reddito di lavoro. Quindi l'idea è che il modello sociale europeo, cioè ciò che caratterizza il capitalismo europeo rispetto a quello americano, è la presenza di questi tre tratti ideali, ok? Allora, la prima domanda: noi siamo abituati da sociologi a guardare subito se i dati confermano queste che sono idee, cioè era un sogno di politici visionari come Jacques Delors, uno slogan, oppure invece questi tratti ideali corrispondevano davvero alla realtà dei paesi europei, almeno di quel periodo, cioè degli anni 90? E vediamo subito alcuni dati. I dati quantitativi, lo dico per chi non è meno avvezzo ad utilizzarli su questi temi, sono sempre dati molto rozzi, perché è difficile trovare indicatori sofisticati di questi tratti, però almeno alcuni indicatori rozzi li possiamo trovare. Del primo tratto del sistema di welfare, l'indicatore più utilizzato è la percentuale di spesa sociale in percentuale sul PIL, cioè nei diversi modelli di capitalismo qual è la percentuale di spesa che viene destinata in percentuale sul PIL a servizi sociali, a prestazioni sociali e così via. Ora qui potremmo fare lunghissimi discorsi, ma io voglio farla breve, perché voglio arrivare alla domanda del tema successivo: esiste ancora oggi? Qui stiamo parlando di metà degli anni 90, questi sono i dati del 95, dati OCSE del 95, cioè del decennio in cui si afferma l'idea. Il libro bianco di Delors, che lancia l'idea del modello sociale, del 94, quindi questi sono gli anni in cui si afferma quella idea. Allora, cosa vediamo qua? Noi vediamo che se noi guardiamo la percentuale di spesa sociale sul PIL, la media OCSE è di 18,8, tutti i paesi che stanno nella riga di sopra, cioè
i paesi nordici, i paesi continentali e anche i paesi mediterranei, tranne in quel periodo Portogallo e Grecia, hanno tutti una percentuale più elevata della media, mentre tutti i paesi che stanno al di sotto, i paesi anglosassoni, che spesso vengono messi nel modello sociale europeo, ma come vedremo ci sono una cosa molto diversa, i paesi dell'Europa orientale che si affacciano allora come nuove economie di mercato da poco, con l'eccezione di Polonia e Ungheria, e soprattutto tutte le altre economie avanzate stanno tutte al di sotto della media OCSE. Quindi a prima vista, sia pure con questo dato molto rozzo, una differenza fra i paesi dell'Europa continentale e gli altri e le altre economie avanzate c'è. Il secondo tratto ideale qual era? Vi ricordate? Era relazioni industriali con sindacati forti, contrattazione collettiva estesa. Qui qual è l'indicatore che viene il migliore indicatore che viene utilizzato per fare dei confronti internazionali? È quello che viene chiamato il tasso di copertura contrattuale, vale a dire la percentuale di lavoratori che sono coperti da un contratto collettivo di lavoro, o perché sono membri dei sindacati che stipulano questo accordo, o perché ci sono dei meccanismi erga omnes che li estendono anche a loro e così via. Okay? Allora, anche qui, guardate, qui non c'è una media, perché, ma la cosa impressionante è che tutti i paesi della riga superiore, cioè i paesi nordici, continentali e mediterranei, hanno tutti un tasso di copertura contrattuale nettamente superiore a quelli dei paesi della riga di sotto, cioè dei paesi anglosassoni, dei paesi dell'Europa dell'Est e delle altre economie avanzate. Guardate gli Stati Uniti, il 16% soltanto di lavoratori avevano una copertura contrattuale. Siamo sempre alla metà degli anni 90. Terzo elemento, avevamo detto, regolazione del mercato del lavoro per dare ai lavoratori sufficienti tutele. Qui noi possiamo utilizzare 1998 anziché 95, perché è il primo anno in cui l'OCSE considera la tutela dei licenziamenti anche collettivi oltre che individuali. Questa è una misura che l'OCSE fa del grado di tutela per i lavoratori a tempo indeterminato. Potremmo usare anche quella per i lavoratori a tempo determinato, ma mi porterebbe via troppo tempo. Per il lavoratore a tempo indeterminato, il grado di tutela dai licenziamenti in una scala da 0 a 6, cioè 0 è niente tutela, 6 è il massimo. Okay? Anche qui cosa vediamo subito? Che con l'eccezione della Finlandia, tutti i paesi della riga di sopra, tanto per intenderci, hanno tutela dai licenziamenti molto più elevata dei paesi sia anglosassoni che delle altre economie avanzate, non dell'Europa orientale. Lì c'è un residuo del vecchio regime comunista per cui la tutela del posto di lavoro era ancora forte. Però, insomma, che cosa possiamo concludere? Possiamo concludere da questi dati che questi dati quantitativi, per quanto siano indicatori molto rozzi, molto grezzi delle caratteristiche del modello sociale europeo, sembrano confermare che al tempo in cui questa idea si è sviluppata, esisteva effettivamente una specificità del capitalismo europeo dovuta al ruolo ampio svolto sia dallo Stato che dai sindacati accanto al mercato. Bene, introduciamo subito due provocazioni. Al di là dei dati ci sono però due problemi che sono ben colti da queste due citazioni provocatorie. A me è piaciuto riportarle perché le trovo divertenti. La prima è di un oscuro, anche se piuttosto oscuro, tranne che per gli addetti, piuttosto oscuro ma sicuramente ironico sociologo norvegese, che già all'inizio degli anni 90 scriveva: il modello sociale europeo non è mai esistito, ma ha un futuro. Cioè, in altre parole, prima parte della domanda, non è mai esistito un unico modello sociale europeo, perché c'è una pluralità di modelli, ci sono diversi modelli sociali in Europa, quindi un unico modello sociale europeo non è mai esistito. E siccome ne esiste una pluralità, questi possono avere anche una diversa capacità di tenuta, cioè di durata nel tempo. La seconda citazione
provocatoria, e invece qui Jean-Paul Fitoussi è molto più noto, è un economista francese noto ai più, che nel 2008 scriveva: di solito un sistema sociale diventa un modello solo quando ormai è in crisi. E cioè qui, perché l'ho citato? Perché, come vedremo, i tratti distintivi del modello sociale europeo, cioè quei tratti che ho prima rilevato, sono stati riconosciuti e rivendicati e legittimati come tali proprio perché era già iniziato il loro declino, in realtà. Da qui la domanda: ma allora oggi esiste ancora un modello sociale europeo? Adesso cercherò di discutere brevemente questi due punti, cioè differenza e pluralità di modelli sociali e declino. Sulla pluralità me la cavo rapidamente, non perché non ci sia tantissimo da dire, ma perché non ho tempo, o meglio, voglio lasciare tempo anche ai discussant. Per quanto riguarda la pluralità, mi limito a mostrare un grafico che un economista belga molto noto, André Sapir, molto noto e anche consulente della Commissione europea, che quindi rappresentava anche, come dire, una visione abbastanza come dire, ortodossa, nel 2005 produce un documento per la Commissione europea in cui cerca di mostrare che in realtà ci sono quattro tipi di modello sociale in Europa, ma non perché così ci piaccia, ma perché lui dice: se noi utilizziamo due dimensioni, vale a dire mettiamo sulle ascisse in orizzontale la capacità di creare occupazione, cioè il tasso di occupazione, e sulle ordinate mettiamo la capacità di evitare il rischio di povertà, quindi misuriamo qui l'efficienza, dice lui, consideriamo come efficienti quei modelli che sono capaci di creare posti di lavoro, e consideriamo come equi quei modelli che sono capaci di ridurre la popolazione a rischio di povertà o di esclusione sociale, per recitare la dizione propria. Noi vediamo una cosa abbastanza impressionante, cioè vediamo che effettivamente noi abbiamo avremmo nel 2005, prima della grande crisi, avremmo i paesi dell'Europa continentale, lì lui mette Lussemburgo, Francia, Germania, Belgio, poi dopo vabbè, l'Austria e l'Olanda finiscono al lato di qua, ma insomma qualche sbavatura non è importante, li mette fra quelli che hanno un'alta capacità, un'elevata equità, cioè capacità di evitare la povertà, ma bassa efficienza. Poi mette all'opposto i paesi anglosassoni come quelli che hanno il contrario, cioè un'elevata efficienza, capacità di creare occupazione ma bassa equità. Poi mette i paesi nordici come quelli più che sono capaci di essere efficienti al stesso tempo equi, e naturalmente noi mediterranei siamo i meno, cioè quelli che non abbiamo bassa capacità di creare occupazione e bassa capacità di evitare la povertà. Ora, le cose sono abbastanza discutibili, ma ve l'ho voluta far vedere questa perché non è questo grafico, perché non è, come dire, la proposta di uno dei tanti studiosi. Ha avuto molti effetti, molte conseguenze anche sul dibattito politico dentro la Commissione europea sul che cosa fare, e come vedremo anche sulla successiva politica di riforme strutturali, di austerità e così via. Più interessante però è il discorso, ai fini della domanda mia iniziale, esiste ancora un modello sociale europeo, è la seconda provocazione, cioè quella relativa al declino del modello sociale europeo. Perché? Dagli anni 90, proprio come diceva Fitoussi, in realtà il modello sociale europeo ha finito la sua fase di ascesa e ha dovuto affrontare tre gravi crisi. La prima crisi è stata già alla metà degli anni 90 ed è stata dovuta sostanzialmente al fatto che la Bundesbank,
Nell'89, come sapete, c'è stato la caduta del crollo del muro di Berlino, una forte espansione una forte produzione di moneta da parte della Germania per cercare di colmare il deficit, eccetera, eccetera. La Bundesbank, che è da sempre terrorizzata dell'inflazione, perché questo è il terrore storico dei tedeschi, fa una stretta creditizia, e la stretta creditizia provoca disoccupazione. Questa provoca disoccupazione, una disoccupazione che si estende a tutta Europa, e in quel momento la disoccupazione europea viene contrastata con la forte capacità di occupazione dell'economia americana, e l'Europa viene vista come sinonimo di rigidità. È il periodo in cui si parla, come vedremo, di eurosclerosi. Eurosclerosi perché l'Europa, arroccata sul suo modello sociale, non è capace di desclerotizzarsi, non lo so, insomma, di uscire dalla sua sclerosi. Quindi questa è la prima grave crisi che il modello sociale deve affrontare. La seconda è, a metà degli anni Ottanta, l'allargamento dell'Unione Europea ai paesi dell'Est, perché i paesi dell'Est sono proprio quei paesi che dall'assenza di un modello sociale traggono la propria competitività. La competitività dell'idraulico polacco, piuttosto che non preoccupazione, no, della vecchia Europa, arriva l'idraulico polacco che fa lo stesso lavoro al 50% del prezzo e si butta fuori i mercati. E dall'assenza di un modello sociale, cioè dall'assenza di sindacati che contrattavano, dall'assenza di un welfare esteso, dall'assenza di una forte regolazione del mercato del lavoro, traevano la loro competitività. E questo, naturalmente, aggiungendosi agli effetti della globalizzazione, provoca un forte problema di competitività per le economie europee. E infine, dopo il 2008, c'è la grande recessione, su cui non c'è bisogno di soffermarci. Cioè, sostanzialmente, come vi dicevo, già a partire dalla metà degli anni 90, il modello sociale europeo viene visto come sinonimo di rigidità, eurosclerosi nelle diagnosi più negative, ostacolo all'efficienza del mercato, fardello insostenibile per economie che devono competere su scala globale e che sono impedite a competere dal fatto che devono tirarsi dietro questo welfare troppo pesante, questi sindacati troppo invadenti, questo mercato del lavoro troppo tutelato. Questa era la visione neoliberale che non soltanto dominava la teoria economica, ma soprattutto dominava gli organismi sovranazionali come l'OCSE, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, eccetera, che dovevano in qualche modo, in cui dominava incontrastato quel pensiero neoliberista, e che propugnavano una deregolazione delle economie europee come ricetta per appunto ritornare ad essere competitivi. Bene, il modello sociale europeo, quindi, dal momento in cui è stato teorizzato come tale, ha dovuto affrontare tre grandi crisi. E allora la questione è, 20 anni dopo, 20-25 anni dopo, a seconda di quando lo vogliamo far cominciare, dopo queste tre crisi esiste ancora un modello sociale europeo? Cioè, quella invenzione semantica di un socialista sognatore come Jacques Delors, che appunto propugnava il modello sociale europeo come modello di capitalismo diverso da quello di puro mercato americano, 25 anni dopo esiste ancora? Beh, allora, qui la mia risposta è che dipende dalla prospettiva che adottiamo. Cerco di spiegare perché. Dipende se adottiamo una prospettiva soprattutto comparata, oppure una prospettiva diacronica. Cioè, se noi guardiamo che cosa è cambiato nel tempo, prospettiva diacronica,
o se guardiamo che cosa ancora oggi il capitalismo europeo è rispetto agli altri. Cominciamo da questi ultimi, cioè riguardiamo un attimo adesso i dati che abbiamo visto prima, ok? Ritorniamo un momento a vedere i dati quantitativi che abbiamo visto prima, aggiornandoli alla situazione attuale. La spesa sociale in percentuale sul PIL, qui voi avete già visto le colonne di sinistra prima, no? Perché quella è relativa a 1995. Vi ricordate? Prima abbiamo visto quali erano i dati del 95. Qui vediamo i dati più nella colonna di destra, ciascuna colonna, la sottocolonna di destra, dà i dati più recenti, quelli del 2016. Beh, che cosa vediamo? Adesso qui io non mi vorrei soffermare sui mutamenti che sono avvenuti dal 95 al 16. Quello su cui mi voglio soffermare è che se guardiamo al 2016 noi troviamo in termini comparati ancora la stessa situazione di 20 anni prima. Vale a dire che tutti i paesi, tutti, questa volta senza neppure l'eccezione di Portogallo e Grecia, tutti i paesi della riga superiore, cioè i paesi nordici, continentali e mediterranei, hanno un livello di spesa sociale superiore alla media OCSE, mentre tutti i paesi della riga inferiore, con l'eccezione di Gran Bretagna e Giappone, hanno una percentuale inferiore. Allora, al di là dei mutamenti che sono avvenuti nel frattempo, in termini comparati, in termini relativi, la situazione fra i paesi del modello sociale, paesi nordici, continentali, mediterranei, e gli altri, qui poi qualcuno noterà che io ho messo gli anglosassoni fra gli altri, ma appunto volutamente l'ho fatto, e gli altri, è rimasta immutata, ok? In termini puramente quantitativi, questa distintività del capitalismo europeo, o della vecchia Europa, se volete, della vecchia Europa continentale, è rimasta intatta. Vediamo un altro dato, il tasso di copertura contrattuale. Tasso di copertura contrattuale, qui c'è un'unica eccezione, la Germania. La Germania ha avuto un forte calo del tasso di copertura contrattuale. Ma con l'eccezione della Germania e della Grecia, che poi era da attendersi, la situazione anche qui è rimasta immutata. Cioè, ho segnato in giallo le eccezioni in modo che fossero subito, ho evidenziato in giallo le eccezioni in modo che risultassero subito evidenti. Se eccettuiamo Germania e Grecia, noi vediamo che tutti i paesi della riga superiore, ancora una volta, i paesi nordici, continentali, mediterranei, cioè quelli del tipico modello sociale europeo, hanno un tasso di copertura superiore a tutti i paesi della riga inferiore, eccetto Repubblica Ceca e Svizzera. Quindi anche qui, di nuovo, indipendentemente da quello che è successo nel frattempo, e alcune cose sono successe anche molto rilevanti nel frattempo, però in termini comparati la differenza rimane immutata. Vediamo il terzo indicatore, la rigidità del mercato del lavoro. Anche qui, vedete, vi è facile vedere perché ho sempre evidenziato in giallo le eccezioni, anche qui con l'unica eccezione della Finlandia, tutti i paesi nordici, continentali e mediterranei, nonostante una decisa deregolazione del mercato del lavoro, hanno conservato un livello di regolazione del mercato del lavoro tutti sempre superiore alla media OCSE, mentre tutti i paesi anglosassoni e tutte le altre economie avanzate, non quelle dell'Europa orientale, ma era già così, se ricordate, anche nel 98, mentre invece tutti questi altri paesi hanno una rigidità, una tutela dai licenziamenti nettamente inferiore alla media OCSE. Allora, qual è la prima conclusione? La prima conclusione è che se noi ci limitiamo, ovviamente lo ripeto ancora una volta come caveat, sono dati rozzi, non ci spiegano come la qualità del welfare, la qualità delle relazioni industriali, non ci spiegano, però ci danno un indicatore sia pur rozzo,
che in termini comparati è l'unico che possiamo avere in termini comparati su scala così ampia con così tanti paesi, ci dice che almeno per, da questo punto di vista, una specificità del capitalismo europeo rispetto a non solo alle altre economie avanzate, ma anche a quello anglosassone e per certi versi alle, ai nuovi entrati delle, dell'Est Europa, è rimasta anche dopo la crisi, anche vent'anni dopo, anche dopo le tre crisi, scusate, anche vent'anni dopo. Però appunto non c'è, la, c'è l'altro aspetto della medaglia. Io ho detto che, avevo detto prima che la risposta dipende dalla prospettiva che adottiamo. Se adottiamo una prospettiva comparata sincronica oppure una prospettiva diacronica. Se adottiamo una prospettiva diacronica, quello che vediamo è che invece ci sono stati due effetti molto rilevanti di queste tre crisi. I due aspetti molto rilevanti sono stati innanzitutto una progressiva erosione dei tratti distintivi del modello sociale europeo, cioè una serie di aggiustamenti successivi e incrementali che quasi non si notavano perché avvenivano a piccole dosi uno via l'altro, che si sono verificati anche prima delle riforme strutturali, ma poi naturalmente di più con l'adozione delle riforme strutturali durante l'ultima crisi, una flessibilizzazione e una ulteriore dualizzazione del mercato del lavoro, un indebolimento dei sindacati e della contrattazione collettiva e riforme del welfare che sono state attente più alla sostenibilità finanziaria, a forme di condizionalità, eccetera, eccetera, addirittura tagli lineari di spesa in molti paesi che non, per esempio, alla copertura dei nuovi rischi sociali. Quindi l'esito è stata una lenta erosione dei tratti distintivi. Ma l'altra conseguenza, che secondo me è più importante, al di là della erosione, è questa, cioè quella che qui ho messo come B, l'attenzione esclusiva a renderlo più efficiente ma non più equo. Vale a dire, la globalizzazione e l'apertura verso dell'Unione Europea verso Est hanno giocato decisamente più a favore dell'efficienza che dell'equità. Vi ricordate del grafico di Sapir? Nel grafico di Sapir che c'era l'efficienza sulle ascisse come capacità di creare occupazione e l'equità sulle ordinate. Indubbiamente la globalizzazione, l'apertura a Est hanno favorito molto di più l'efficienza che non l'equità, perché modelli non efficienti appaiono sempre meno sostenibili nella capacità di competere, mentre quelli poco equi sono meno a rischio. Certo, possono alla lunga provocare dei contraccolpi elettorali, ma sappiamo che questi si verificano molto dopo, le maggioranze nel frattempo cambiano, eccetera, eccetera. E soprattutto il punto è che le politiche dei governi e della Commissione europea non hanno affatto cercato di contrastare questa tendenza, cioè la tendenza a favorire l'efficienza rispetto all'equità per difendere il modello sociale europeo. Anzi, all'esigenza di riformare le politiche sociali del mercato del lavoro hanno risposto con l'ossessione di aumentare l'efficienza, le riforme strutturali appunto, anziché l'equità. E la conseguenza è stata che cosa? Una forte crescita delle disuguaglianze, e con questo poi finisco. Se noi prendiamo come indicatore di disuguaglianze il coefficiente di Gini che misura la disuguaglianza dei redditi, noi vediamo che tra il 2008 e il 2015, durante la, qui abbiamo l'anno di inizio e l'ultimo anno per cui abbiamo i dati dopo la crisi, il giallo qui vuol dire tutti i paesi in cui la disuguaglianza è aumentata, quindi voi vedete che è aumentata quasi ovunque, ma la cosa che a me personalmente impressiona di più, spero di trasmettervi questa cosa, è che è aumentata proporzionalmente di più nei paesi del modello sociale europeo che non negli altri, cioè i paesi che erano orgogliosi o si pregiavano di avere un modello sociale che garantiva non soltanto l'efficienza ma anche l'equità sono stati quelli che proporzionalmente hanno dovuto soccombere di più in questi termini rispetto agli altri. Quindi
conclusioni, esiste ancora allora un modello sociale europeo o, come ha dichiarato senza incertezze Mario Draghi in una intervista del 2012 al Financial Times, the European social model is already gone. Lui senza nessun dubbio ha dichiarato che ormai è morto. La mia risposta ha voluto questa sera essere dubitativa, ma non dubitativa, più che dubitativa, rimettere in luce il fatto che dipende dalla prospettiva con cui lo guardiamo. Se guardiamo a ciò che è avvenuto in senso diacronico, cioè nel frattempo, indubbiamente non è morto, ma si è fortemente indebolito il modello sociale europeo. Se noi lo guardiamo in termini sincronici, comparati, vediamo che però in un certo senso la resilienza di questo modello è stata straordinaria, perché rispetto al modello anglosassone, a quelle delle economie europee e soprattutto alle altre grandi economie avanzate, Stati Uniti, Canada, Giappone, eccetera, eccetera, quelle differenze sono rimaste pressoché intatte. Quindi sul futuro non lascio perdere perché porterebbe un discorso troppo lungo, ma la conclusione mia è che appunto la risposta esiste ancora un modello sociale europeo, che stava nel titolo mio, o per adottare la risposta di Draghi, is already gone, è una risposta che può avere, è una domanda che può avere diverse risposte a seconda della prospettiva che adottiamo. E con questo apro al dibattito. Grazie. Chi comincia dei due? In ordine alfabetico. In ordine alfabetico. Usiamo il solito ordine alfabetico. Grazie Marino, perché ci hai dato una, diciamo così, una piattaforma su cui discutere molto molto ricca e molto, diciamo così, aperta alla discussione. A me devo dire l'idea del modello sociale europeo, che mi sembrava, diciamo così, un sogno politico convincente da parte di Delors, non ha mai convinto come strumento interpretativo, nel senso che ho sempre pensato che forse era più importante lavorare diciamo così, le differenze interne che c'erano nei capitalismi europei e come questi erano, diciamo così, interagivano con i vari passaggi e con le varie crisi. E quindi avrei fatto un discorso ancora più, diciamo così, più antico come ragionamento sulle modalità di articolarsi dei diversi capitalismi nel mondo. E ultimamente prendo spesso riferimento a questo articolo di Marshall del 1972, in cui Marshall, parlando delle quelle che lui chiama le hyphenated societies, le società che legate dal trattino, cioè democratic welfare capitalism, già nel 72 diceva: guardate che queste società si tengono assieme attraverso delle modalità che hanno la democrazia e il welfare, delle modalità diverse nei diversi paesi di legittimare le diseguaglianze, con un problema molto grosso, che non hanno mai diciamo così, sistemi politico-sociali di democratic welfare capitalism che si tengono assieme a malapena, perché hanno delle forze disgregative, perché la democrazia ha delle logiche, il welfare delle altre logiche,
e il capitalismo ha le sue logiche, diciamo così, che creano delle diseguaglianze, allora non hanno mai, diciamo così, messo in gioco il livello legittimabile delle diseguaglianze. E quindi lui nel 72 dice, beh, nella prospettiva noi abbiamo visto che ci sono, che questi sistemi stanno funzionando perché in modi diversi legittimano le diseguaglianze. E questo, i modi diversi, poi ce li siamo detti, e li dici anche tu, perché evocando il nordico, il continentale, eccetera, sono tipicamente dei modi diversi in cui si è giocato questa partita della democrazia e del welfare, che tra l'altro è una partita, diciamo così, politicamente aperta, perché la democrazia si basa sul gioco delle maggioranze, il welfare si basa sulla protezione di persone bisognose che possono non avere rappresentanza, quindi possono essere, diciamo così, dimenticati dalle maggioranze, e lo sappiamo adesso, ci sono delle forze democratiche, gli xenofobi piuttosto che delle forze politiche che non vogliono concedere i diritti ad alcune componenti, esistono e sono sempre esistite. Ecco, le modalità di riaggiustare sono diverse, e qui c'è l'idea che abbiamo delle particolarità europee, perché in tutte le modalità c'erano, diciamo così, questi elementi di forza il sindacato che proteggeva almeno una parte dei lavoratori in maniera molto più attenta che in altri sistemi, soprattutto nel sistema, la contrapposizione col sistema americano, dove diciamo così le risorse che portava al mercato erano talmente tante che nel dopoguerra ovviamente, che potevano legittimare le diseguaglianze in modo diverso da quello da quello europeo. Quindi io ho delle perplessità sull'idea, anche sulla piattaforma, ho delle perplessità, ma anche sono affascinato dalla piattaforma politica del modello sociale europeo, però penso che questo sia una piattaforma politica, e sia una piattaforma politica che, bisogna dirlo, mentre ci sono stati gli aggiustamenti, questi aggiustamenti sono molto resilienti, sono molto resistenti, come tu hai mostrato con i tuoi dati, ma l'Unione Europea, forse anche ai tempi di Delors, non ha mai sposato la causa dell'equità, se vogliamo, cioè, nel senso che ci sono stati dei tentativi, si sono posti degli obiettivi anche di equità, però non si sono mai perseguiti, le politiche dell'Unione Europea non sono mai state prioritariamente indirizzate, come tu ci hai fatto vedere all'interno delle crisi, poi è diventato chiaro, e le priorità che si è data l'Unione Europea dentro alla crisi del 2007-2008, soprattutto nella gestione della crisi greca, sono state drammaticamente contrarie all'equità, e drammaticamente indirizzate verso alcuni aggiustamenti che erano chiaramente iniqui, da questo punto di vista. Quindi secondo me l'idea del modello sociale europeo poi dopo si può riprendere alla fine, come hai fatto tu, perché dipende un po' da cosa vorrà fare l'Europa adesso, e qui si aprono forse si apriranno delle prospettive nuove. Tra l'altro si possono aprire delle prospettive nuove, essendo uscita la Gran Bretagna, che è sempre stata fuori da questa prospettiva
fuori da questa prospettiva di difendere l'equità, sempre nella prospettiva di essere efficiente e che l'efficienza pagava. E quindi da questo punto di vista forse è giusto riprendere a ragionare su questo modello, che io sono perfettamente d'accordo con te, ti sono grato perché ci hai fatto vedere i dati. Forse i dati rozzi, come dici tu, non ci dicono a sufficienza, dovremmo tentare di lavorare forse su dei dati più raffinati, come ad esempio l'aumento dei working poor, che è stato travolgente in tutti i paesi europei, che è stato più travolgente che non nei paesi non europei, e tra l'altro è stato travolgente in Germania. La riforma del mercato del lavoro, la creazione dei mini jobs ha fatto della Germania, subito dopo gli Stati Uniti d'America, che mantengono duramente la loro posizione, una delle capitali mondiali dei working poor. Ecco, allora queste trasformazioni in questa direzione vanno affrontati perché, diciamo così, direbbe Marshall, incidono sulla soglia legittimazione della disuguaglianza e quindi diminuiscono la legittimazione del sistema. Poi dopo non sappiamo che cosa succede se l'ammanco di equità creerà delle tensioni politiche insopportabili o no, questo non lo sappiamo, mentre invece, come tu giustamente dici, i sistemi iniqui ma efficienti si reggono, si sostengono almeno provvisoriamente. Ecco, adesso possiamo pensare, e come tu dici sono gli attori che decideranno dove si va, possiamo pensare che si crei un movimento in cui l'Europa difende, diciamo così, una soglia di equità più importante all'interno di una società trasformata in cui i mercati del lavoro si sono fortemente trasformati, in cui i sindacati sono diventati differenziati e così via. Ecco, dentro a questa prospettiva forse c'è un modello sociale europeo del futuro, ecco. E qui mi sembra che tu lasci aperta questo interrogativo, e questo mi sembra interessante, ecco. Grazie. Costanzo Ranci. Bene, grazie. Ok, non perdo tempo per gli elogi per la relazione di Marino. Quello che vorrei fare è dire due cose sole, provando a portare il ragionamento di Marino dove io lo porterei, cioè un pochino più avanti, cercando di sviluppare la sua conclusione aperta. L'altro non ho neanche poi alla fine Vabbè, quindi allora, ma lo fate, perché se questa deve essere una discussione, stirando un po' la tua posizione emergono delle cose di cui discutere. La prima è questa. Allora, da come in sintesi, volendo sintetizzare in modo un po' grossolano, quindi dopo dobbiamo fare tutte le chiarificazioni del caso, ma grossolanamente il tuo ragionamento, come lo intendo, finale è: le istituzioni del modello sociale europeo, cioè il modello sociale europeo come quadro regolativo, è lì e in qualche modo, bene o male, ha subito forse qualche erosione, ma nella sostanza è lì esattamente dove era. Però nel frattempo le disuguaglianze, e quindi la capacità di questo modello sociale europeo, la sua efficacia, potremmo dire, o uno degli elementi su cui si può misurare la sua efficacia, invece è calata, e appunto abbiamo disuguaglianze che in qualche modo non dovremmo avere se il modello sociale europeo funzionasse come avrebbe dovuto, ecco, riprendendo il sogno di Delors. Ok, quindi da un lato c'è un modello regolativo e dall'altro ci sono delle cose per cui questo modello regolativo, che ancora lì, non funziona bene. E questa è la cosa che mi interessa. Discutere non tanto del fatto che sia ancora lì, se ne potrebbe discutere a lungo,
Ma come mai non funziona? O funziona meno? Bene, al punto tale che allarga, come dire, gli elementi della, diciamo così, nelle stesse società regolate da questo modello, assumendo che sia uno, poi chiaro la pluralizzazione, anche la frammentazione è l'altro fenomeno, ma non parlo di questo, avviene che invece le disuguaglianze aumentano in modo abbastanza forte. Allora, come ragioniamo intorno a questo? Allora, qui ci sono due possibili sviluppi. Uno è questo, è di dire, in fondo alla base del modello sociale europeo, e se vogliamo del modello sociale europeo come progetto politico, c'è l'idea che, c'era l'idea, che un certo livello, di, che una capacità, un'efficienza del sistema, la competitività dei sistemi economici, si sviluppasse anche grazie a un certo grado di equità. Cioè che ci fosse una qualche, come si diceva appunto a quell'epoca, una certa interdipendenza tra coesione sociale, competitività e competitività. Quindi c'era questa cosa. Questo è l'elemento che è entrato in crisi, secondo me. Cioè a un certo momento, tu l'hai anche detto, l'ho mostrato anche in alcune slide, quello che accade è che la coesione e quindi poi anche le politiche per la coesione entrano in trade-off molto forte, e quindi altro che sinergia o equilibrio, ma entrano in qualche modo in forte tensione con le esigenze di competitività dei sistemi. Per alcuni sistemi di più, per alcuni di meno, e qui si apre una discussione che non c'è tempo di fare. Quindi secondo me l'elemento di crisi del sistema e quindi del progetto politico è che queste due cose a un certo momento non viaggiano più, e qui si aprono scenari appunto di rotture, di frammentazione, perché in alcuni sistemi si ricostituiscono, si pensa di ricostituire o si costruiscono progetti che cercano di ricostituire un qualche equilibrio, in altri sistemi neanche ci si pone questo problema perché non c'è lo spazio per poterlo pensare, e comunque il pensiero dominante diventa quello del fatto che siamo di fronte a trade-off e che quindi si tratta in qualche modo di riaggiustare le, come dire, o di mettere cerotti dove è possibile, ma di fatto senza più la possibilità di ripensare queste due dimensioni come coerenti in qualche modo tra loro. Questo per me è la rottura del paradigma, della paradigmatica, è avvenuta nel tempo gradualmente, e la crisi sicuramente ha dato un colpo forte. Secondo ragionamento invece è la crescita del, e questo quindi in un certo senso spiega perché, un, come diceva Enzo, un certo grado di disuguaglianze appare legittimo di fronte a una perdita o non perdita anche di gradi, o un tentativo di non perdere gradi di efficienza, che in realtà più nessuno si interessa di questo bilanciamento, non è più un issue, potremmo dire, o lo è nella misura in cui blocca uno dei due elementi. Il secondo discorso, lo faccio veramente in due minuti, è che cosa accade nel modello sociale europeo di fronte a crescita di disuguaglianze. Qual è l'impatto dell'aumento di disuguaglianze? Impoverimento diffuso, società che si rompono, forti polarizzazioni sociali. Cioè abbiamo questi tre, ma che cosa accade nella società a fronte di queste disuguaglianze? E qui dico una cosa su cui sto riflettendo io stesso, qui non ho la risposta, è che la mia sensazione è che non c'è tanto sinora, pur avendo anche alcuni segni, fortissima polarizzazione sociale nel modello sociale europeo, cioè non stiamo aprendo verso la polarizzazione sociale, ma stiamo aprendo verso la crisi di quella che io chiamo la crisi del ceto medio, delle classi medie. Cioè le classi medie che in fondo sono state le maggiori, i gruppi sociali che maggiormente hanno beneficiato di quel modello sociale europeo lì, perché quelle istituzioni lì hanno lavorato molto per loro, moderazione salariale, possibilità per certi gruppi sociali, lavoratori a bassa qualificazione, di ottenere una serie di garanzie, una serie di avanzamenti, un certo grado, alcuni paesi più, alcuni meno, di mobilità sociale consentita,
eccetera, pari opportunità, insomma tutto quello che in parte è dentro quel modello. Quindi c'è stata forte crescita. Questo è mostrato anche da dei dati, perché i rapporti dell'OECD degli ultimi anni mostrano che la classe media in Europa ha una diffusione, quelli si usano diverse definizioni, lasciamo perdere adesso, però è molto più diffusa che in altri paesi, sicuramente molto più diffusa anche negli Stati Uniti, e anche la percezione di essere parte di quel gruppo è molto più diffusa che altrove. In paesi come la Germania e l'Italia siamo tra il 70 e l'80%, negli Stati Uniti siamo al 50%, tanto per capire, di percezione. Ecco, allora, che cosa succede a questi gruppi di classe media, che sono in qualche modo quelli maggiormente investiti dalle trasformazioni nel mercato del lavoro, globalizzazione, eccetera? Quello che avviene è che per molto tempo, almeno sino alla crisi, cioè per 10-15 anni, le istituzioni regolative del modello sociale europeo le hanno salvaguardate. Ci sono dei dati molto impressionanti, perché gli economisti distinguono in modo grossolano tra market income e welfare income, cioè il reddito che arriva dal lavoro e il reddito che arriva dal welfare. Bene, i classi medie negli anni 90 e sino alla crisi hanno subito una forte e continua erosione nel loro market income, cioè la loro posizione sul mercato si è indebolita, un po' di polarizzazione, la crisi, eccetera, pre-crisi. Quello che invece ha tenuto, ed ecco la resilienza, è il welfare income, che è aumentato e ha compensato in buona parte la perdita di posizione. Questo sino alla crisi. Dalla crisi in poi, ahimè, anche il welfare income ha iniziato a incrinarsi. E allora abbiamo il fenomeno della riduzione, o come lo chiamavano nei primi anni 2000 gli americani, ma noi lo potremmo chiamare dopo la crisi, della squeeze middle class, cioè della classe media che si comprime e si riduce, entra più in crisi, si allargano un pochino i margini i confini della povertà, perché alcuni di questi iniziano a diventare, come dire, soggetti a rischi di povertà, cresce l'insecurity e cresce la deprivazione relativa, cioè il gap tra questi e il top 10 income, cioè quelli molto ricchi, aumenta in modo estremamente forte, con alcune conseguenze macroeconomiche che alcuni hanno studiato. Quindi quello che voglio dire è che il sistema di regolazione lì ha funzionato bene, ha protetto in condizioni sempre più avverse, sino al punto in cui, soprattutto in alcuni paesi più che in altri, le condizioni avverse sono diventate tali per cui la resilienza del sistema di regolazione è entrata in qualche modo in crisi. Le conseguenze? Crisi della middle class è legato a crescita dei populismi, è legato all'estremizzazione della classe media, per riprendere l'Ipse, o no? Questa è una bella domanda che non potremmo rispondere adesso, ma forse ha a che vedere anche con un prossimo quello tema. Che accade. Grazie. Sì, mi tocca fare tutto, relatore, moderatore. Sì. Vuoi venire tu, Ferruccio? Allora va bene, allora ora cambio cappello e faccio il moderatore. Prego. No, era lui. Detto molto grossolanamente, per ovvie ragioni, penso che rischia di essere fuorviante intendere il modello sociale europeo come quello detto da Delors, che lo definirei come un tentativo di tenere insieme capra e cavoli. Detto sempre grossolanamente, il modello sociale europeo per me è quello che si è affermato nei magnifici 30 anni. È stato contrastato dal modello liberista, che appunto ha messo in trade-off, in contrapposizione, il tema dell'equità dell'uguaglianza, che prima erano in qualche modo regolati dalla curva di Phillips, che li teneva poi in contrapposizione, ma riusciva a gestirli, invece poi sono stati proprio nettamente contrapposti. E poi dal 2007-2008 semmai si apre, forse, questo lo diranno, si potrà vedere tra un po' di anni, una fase nuova che mette in crisi anche il modello liberista, quello appunto che lo sviluppo è consentito grazie alla contrapposizione. Ecco,
Secondo me Delors cercava di sognava che si potessero tenere insieme i due modelli, che ci fosse un equilibrio, e se vogliamo ha giustificato Blair, Lieblab e tanti altri che invece hanno dimostrato che poi, soprattutto dagli anni Ottanta con Thatcher e Reagan, ma soprattutto poi con la globalizzazione che ha spezzato ulteriormente gli strumenti di controllo, le cose non potevano stare insieme. Ecco, quindi a me piace molto il ragionamento, anche visto nella sua ambivalenza di sistema che regge ma è fortemente sotto stress, però non userei la citazione, il riferimento a Delors, perché è lui che ha dettato la... lui l'ha detto, ma secondo me non lo userei, lo interpreterei come un desiderio di tenere insieme due schemi che in realtà erano contrapposti e non conciliabili. Semplicissima, non voglio entrare nel merito di questioni teoriche. Mi ha colpito il dato che tu hai presentato della crescita della spesa sociale dal 95 ad oggi. Addirittura è 7% in Italia. Ma siamo sicuri di questo dato? Ed è corrisponde a paragone su, come dire, sono confrontate grandezze uguali oppure di cosa stiamo parlando? Io non capisco bene, perché se tengo presente, cioè, dire, i due grandi cesure, Amato, Monti, le due grandi crisi insomma attraversate, quel dato io non riesco a afferrarlo, però mi fai capire da dove viene fuori, sono molto curioso di capire, c'è un nodo di fondo della discussione. Le relazioni sono state molto interessanti, anch'io mi chiedevo la stessa cosa di cui si è appena parlato adesso. E a me veniva in mente anche una seconda cosa, e cioè l'esistenza del modello sociale europeo è dimostrata dal fenomeno migratorio in atto, e che credo sia in qualche modo anche una conferma di questo fatto. E vorrei sapere se questo è in qualche modo sostenibile da parte dei relatori. Avevo in mente anche l'articolo del docente di storia dell'economia, il professor Emanuele Felice, che ho letto due giorni fa, il quale anche lui sostiene l'esistenza, nonostante tutto ancora oggi, del modello sociale europeo, riferendolo ad alcune precisazioni come la diffusione di massa dell'istruzione, la diffusione del sistema sanitario di massa, nonostante tutto, dei diritti civili e dei diritti sociali. E quindi io direi che c'è una crisi, ma in ogni modo tiene bene, secondo me. Crisi del sistema economico, mi giungo nuovo, anche perché si parla continuamente a IOS di competitività nell'ambito del sistema economico, mi giunge nuovo, mentre si parla continuamente di competitività tra imprese. E quindi in relazione a ciò inserisco il ruolo delle multinazionali. Non ho capito. Come si mettono sulla cioè, mi giunge nuovo la locuzione competitività tra sistemi economici. Si parla a IOS di competitività tra imprese. E allora, con questa premessa, inserisco nelle due prospettazioni il ruolo delle multinazionali. Perché le nuove
paesi del Mediterraneo, ma ci sono i paesi a sud del Mediterraneo. Quindi la mia terra, che sta vivendo una nuova emigrazione verso l'Italia del Nord, è sempre più, la forbice si allarga sempre di più, viaggiamo sempre su binari più non più paralleli, voglio dire. Quindi ripeto, il welfare si sente, il taglio del suo welfare si sente maggiormente a sud, sia nella sanità che nell'istruzione che nelle politiche sociali. Non dimentichiamo i tagli che ci obbliga l'Unione Europea sulle politiche sociali, vi parlo proprio di cooperative costrette a chiudere, che lavorano nel sociale, nell'aiuto, e reggono interi paesi, reggono su queste volontariati che sostituiscono pezzi dello Stato. Cioè, io vorrei porre l'accento su come i dati freddi, puri e analitici non rispettano la realtà, e quindi l'equità sociale ha avuto un duro colpo in Italia e a sud dell'Italia. Io non lo so, adesso siamo alle soglie delle votazioni, non ho ricette, però sento che la gente sta virando verso, non dico il populismo, ma una sorta di reazione di pancia, e sente che il paese non regge, almeno questo tipo di economia, e che quel sistema che ci tutelava ha aperto molte falle. Grazie. Ci sono ancora questioni o cominciamo a fare un primo giro? Forse mi azzardo ad un primissimo giro. Beh, ringrazio tutti, innanzitutto i Discussant, perché hanno fatto ovviamente una discussione più elaborata, ma anche gli altri interventi sono stati tutti molto interessanti. Vado forse, inizio dal fondo, perché sono anche le domande più secche, più semplici, dalle ultime, e risalgo poi a loro. Beh, innanzitutto la relazione non è stata sull'Italia, erano dati comparati su i paesi europei versus le altre economie avanzate, messi a confronto con le altre economie avanzate. L'Italia è una fra tutte queste, però voglio dire, i trend che possiamo vedere di crescita, non crescita, miglioramento, non miglioramento, dipendono in minima parte da quello che succede in Italia. Tanto meno ho tirato fuori i dati sui tassi di occupazione, quattro tipi di dati che ho discusso stasera sono tre tipi di dati che in qualche modo sono considerati indicatori di quel modello ideale, sicuramente di quel tipo ideale che viene chiamato modello sociale europeo, che come ho detto all'inizio consta di un livello esteso di welfare e quindi dati sulla spesa sociale, di un livello alto di contrattazione sindacale, o diciamo di capacità dei sindacati di incidere nella realtà economica, e lì la copertura contrattuale, e di regolazione del mercato del lavoro. I dati sull'occupazione, falsati o non falsati, qui abbiamo un esperto che potrebbe discutere a lungo, ma non esulano. Mi parla di tutela della povertà e penso che sia derivante anche dalla tutela del lavoro, è ovvio. Non ho parlato di tutela della povertà, i dati, si riferisce al grafico di Sapir, ci sono dei dati dell'Eurostat che misurano la percentuale di popolazione a, come viene definita un po' burocraticamente, a rischio di povertà o di esclusione sociale. Ovviamente gli indicatori, come sempre, sono estremamente discutibili, però la cosa importante è che, essendo usati gli stessi indicatori in tutti i paesi, grosso modo si misura la stessa cosa. E quindi se una mela non sarà un arancio, però se io misuro una mela, quante mele ci sono in tutti i paesi, una qualche misura ce l'ho, non so se è chiaro. Uno poi mi può dire non mi interessa la mela, voglio vedere l'arancio, però se io misuro quante mele ci sono in tutti i paesi, allora quello che l'Eurostat misura è, secondo la sua definizione, quante persone, qual è la percentuale di persone a rischio di povertà. Tra l'altro l'Italia risulta una di quelle in cui è aumentato di più, quindi casomai va nel senso che lei diceva, però il discorso era di tipo comparato.
La competitività fra sistemi economici e non fra imprese. Beh, la competitività fra sistemi economici è uno dei grandi temi, diciamo, almeno da quando è nata la globalizzazione o da quando si parla di globalizzazione in poi. Oggi non si fa altro che parlare di competitività, che ne so, del sistema americano con quello cinese, di quanto è competitiva il sistema Italia rispetto al sistema Germania, del fatto che l'economia tedesca ha ripreso fortemente le esportazioni, quella italiana meno. Quindi la competitività fra sistemi economici è un dato di fatto, anzi direi che è uno di quelli su cui di più vengono costruite ormai i rapporti internazionali e di cui si tiene conto nei rapporti internazionali. Se l'esistenza del modello sociale europeo sia dimostrata dal fenomeno migratorio in atto, beh sì, in effetti in un certo senso, come dire, certo, i migranti dall'Africa migrano verso l'Europa, anche perché gli basta, si fa per dire, attraversare il Mediterraneo, gli sarebbe più difficile emigrare verso la Cina. Però non c'è dubbio, era una battuta, ma insomma non c'è dubbio che c'è un fattore di attrazione, un fattore di pull, come si dice negli studi sull'immigrazione, derivato, c'è un fattore di push, cioè il fatto che lì ci sono le guerre, la povertà e così, tutte le ragioni che li spingono ad emigrare, ma c'è un fattore di pull, cioè di attrazione nei paesi europei, che sono dati non soltanto dal maggior benessere ovviamente in termini relativi rispetto ai loro paesi, ma anche dal fatto che esistono sistemi di welfare, di protezione sociale, di tutele, di diritti civili e così via, che in qualche modo sono visti come più avanzati rispetto ai paesi da cui provengono. Quindi non c'è dubbio che in questo senso il fenomeno migratorio sia verso l'Europa sia un'ulteriore controprova del fatto che almeno una qualche residuo di modello sociale europeo è rimasto. Ferruccio, l'aumento della spesa sociale. L'aumento della spesa sociale si è verificato, non faccio tempo a rimettere il dato, la tabella, perché ho tolto la chiavetta, ma si è verificato pressoché ovunque ed è fortemente aumentato durante la crisi, ma è una conseguenza del fatto che durante la crisi è aumentata la cassa integrazione o in altri paesi ha dovuto necessariamente aumentare la spesa di supporto al reddito, proprio perché da chi perdeva lavoro. Quando sei in situazione fiorente di piena occupazione non c'è bisogno di sussidi di disoccupazione, di cassa integrazione eccetera. Quando sei in situazione di grave crisi ci sono spese che sono pressoché necessitate, quindi Certo, questo ovviamente è l'altro aspetto, che stiamo calcolando in percentuale, non in valori assoluti. Invecchiata la popolazione, aumentare la spesa pensionistica. Ci sono alcuni dati che sono spesa dovuta, appunto le pensioni, ci sono alcune cose che riguardano appunto il sostegno della disoccupazione, e ci sono, come diceva giustamente Cella, il fatto che stiamo misurando in percentuale, quindi è chiaro che più diminuisce il PIL e più la percentuale aumenta, quindi non c'è da meravigliarsi di questo. Del resto, sai, anche la Thatcher, che era andata al governo nel 1979 con l'obiettivo preciso di tagliare drasticamente la spesa sociale, se vai a vedere in Inghilterra 5 anni dopo la spesa sociale non è diminuita, perché è molto più facile dire che farlo, proprio perché appunto la grandissima parte della spesa sociale è in qualche modo ha una inerzia sua. Una volta che hai costruito gli ospedali, cosa fai? Distruggi gli ospedali oppure licenzi tutti i medici? Cioè non ci sono sono relativamente poche tant'è vero che appunto i vari Cottarelli, i vari spending review alla fine sono sempre costretti ad andare a cercare i residui, perché il grosso della spesa sociale non lo riesce a toccare. Di tappeto.
Il modello sociale europeo non le piace che sia chiamato, stato così chiamato da Delors, perché in realtà era quello che si era affermato nei 30 anni gloriosi dell'immediato dopoguerra. Beh, nei 30 anni gloriosi del secondo dopoguerra, quello che dopo abbiamo chiamato modello sociale europeo in realtà valeva per tutte le economie avanzate, anche negli Stati Uniti. Addirittura gli Stati Uniti, gli Stati Uniti hanno fatto prima, perché il New Deal di Roosevelt, alla crisi del 29, al grande crollo di Wall Street del 29, Roosevelt negli anni 30 ha risposto con quello che allora non si chiamavano politiche di welfare keynesiane, ma che di fatto lo erano. Ha risposto facendo i grandi lavori, col sistema dei grandi lavori pubblici, le grandi dighe, le grandi infrastrutture, che erano un modo per era un sistema di welfare attraverso occupazione pubblica, servizi pubblici, eccetera, e ha anche esteso tantissimo il sistema di blue card. Cioè, non è mai stato costruito un sistema sanitario universalistico fino a Obama, poi smantellato, però era stato esteso. Quindi voglio dire, mettiamola così, fino agli anni 80, in qualche modo non ci si è accorti, se mettiamolo in questo modo, non ci si è accorti della peculiarità del capitalismo europeo, perché grosso modo il modello di keynesiano e di welfare era proprio di tutte le grandi economie avanzate, compresa quella nordamericana. È proprio in conseguenza del fatto che negli anni 80 c'è l'ondata di deregolazione che spazza via, sia pur più a parole che nei fatti, ma insomma gli Stati Uniti con Reagan e l'Inghilterra con la Thatcher, e del fatto che invece l'Europa continentale resiste sostanzialmente, è proprio lì che allora si comincia a dire: beh, però allora l'Europa è diversa. Ma fino ad allora l'Europa non era così diversa, il capitalismo europeo non era così diverso da quello americano. Dopodiché, è chiaro che quello di Delors era uno slogan, ed è giusto quello che qualcuno ha detto, non mi ricordo più chi ormai, che era più un modello prescrittivo, normativo, un modello ideale, un sogno, io l'ho chiamato per parlare facile, che non una realtà concreta, però era un sogno che aveva delle basi abbastanza, insomma, quei dati lì in tutta la loro rozzezza ci mostrano che una differenza c'era fra i paesi europei e gli altri, compresa la Gran Bretagna, che viene messa dentro il modello sociale europeo, che è sempre stata diversa invece, ok? Vengo ai due discussant, hanno fatto dei commenti estremamente interessanti e molto elaborati, qui mi è difficile rispondere qua, poi magari. Per quanto riguarda Enzo, il sogno di Delors non è un modello analitico, eri tu che lo avevi detto prima. Sono tutti sistemi che in modi diversi legittimano le disuguaglianze, però è anche vero che a lungo sono riusciti a produrre livelli molto diversi di disuguaglianze, cioè non hanno soltanto legittimato modelli diversi di disuguaglianze. Molto a lungo i modelli scandinavi, il modello scandinavo, per esempio il modello nordico, molto a lungo, poi anche loro hanno avuto una certa crisi, ma insomma poi vedremo, si sono ripresi, ma molto a lungo ha prodotto dei livelli di disuguaglianza che, misurati in qualunque modo, con l'indice Gini per disuguaglianza dei redditi o con il tasso di persone appunto a rischio di povertà, erano infinitamente più bassi che non gli altri paesi. Quindi vuol dire che il modello sociale europeo non è stato soltanto un modo per legittimare, o alcuni modelli sociali europei non sono stati soltanto un modo per legittimare certi livelli di disuguaglianza, ma anche modi per contenere la... Perché Marshall dice legittimare significa contenere. Ah vabbè, oh, sì, ok. Vabbè. No, si tratta di intenderci, okay. Costanzo, le tue due osservazioni sono molto dense, e non mi è facile rispondere immediatamente. Direi una cosa sola però, che appunto la tua, diciamo, sintetica ricostruzione
A lungo le istituzioni del modello sociale europeo garantiscono entrambe le cose, cioè efficacia ed equità, poi a un certo punto non riescono più a garantire l'equità e quindi siccome alla base del progetto politico del modello sociale europeo c'era l'idea che l'efficacia fosse aiutata dall'equità, dalla coesione, quando questo non avviene più per forza entra in crisi. Anche lì vorrei spezzare una lancia, qui non abbiamo il tempo di discuterlo adesso, sul fatto che non ovunque avviene così. Il modello nordico in particolare, tranne che un modello nordico intendiamo nordico anziché scandinavo, perché la Danimarca non è propriamente parte della Scandinavia, ma diciamo fondamentalmente Danimarca, Svezia e Finlandia, più ancora che Norvegia. Questi tre paesi, in parte l'Olanda, questi paesi riescono molto a lungo a continuare ad avere un livello di efficienza o di efficacia pari se non superiore a quello dell'economia americana, cioè a produrre più posti di lavoro, anche misurandolo con l'indicatore di Sapir, vale a dire capacità di creare nuova occupazione, sono altrettanto efficienti e hanno i più bassi livelli di disuguaglianze e di povertà. Come fanno? Beh, lì c'è una grossa discussione, ci sono anche molti libri sul modello nordico e su quanto se sia esportabile o meno. La conclusione di solito è che, ahimè, purtroppo non è esportabile. Però il come fanno è interessante, in tanti modi, ma alla base una delle chiavi fondamentali è la capacità di investire in istruzione, in ricerca e in innovazione. I paesi nordici sono quelli che alla sfida della globalizzazione, a proposito di competizione fra sistemi economici, alla sfida della globalizzazione hanno risposto cercando di far fare un salto al loro sistema economico verso una competizione alta, cioè non più competere sul prezzo dei prodotti eccetera, ma competere sulla qualità e sul tasso di innovazione tipico dei loro prodotti, che fa sì che continuino ad essere. E su questo la sfida è stata largamente vinta, poi hanno ora l'uno ora l'altro, hanno dei momenti di crisi anche loro, però tant'è vero che hanno sono i paesi che hanno il più alto tasso di laureati in tutto il mondo, sono i paesi che hanno il più alto tasso di dottori di ricerca, sono i paesi che hanno il più alto tasso di occupazioni di dipendenti occupati in occupazioni qualificate nel sistema produttivo, sono quelli che hanno il più alto tasso di investimento in ricerca e sviluppo sia delle imprese, quello che l'OCSE chiama business expenditure in research and development, cioè sia delle imprese sia dello Stato. Quindi hanno largamente risposto a questa sfida, anziché in parte, e ce l'ha raccontato in un'altra sede Emilio Reneri, ha fatto la stessa cosa anche la Germania, però i paesi nordici lo hanno fatto in modo più sistematico e anche con più successo continuativo. Cioè sono quelli che sono riusciti a rispondere a questa sfida cercando di spostare il loro sistema economico in una competizione verso una via alta, la competizione. E quindi non è detto che, dimenticavo una cosa importante, ma mantenendo però le istituzioni del modello sociale, vale a dire mantenendo livelli molto elevati di welfare, scandinavo continua a essere quello più generoso e più di tipo universalistico, cioè meno frammentato, meno frazionato, mantenendo un ruolo rilevante, sia pur come non come prima, per i sindacati e per la contrattazione, mantenendo non invece una bassa regolazione del mercato del lavoro, perché il sistema nordico non è quello della tutela del posto di lavoro, ma tutela del reddito, cioè livelli molto elevati di sussidi di disoccupazione, politiche attive del lavoro, capacità di aiutare a ritrovare lavoro per chi lo perde. Quindi no. Allora, in questo modo
almeno quella quota di modello sociale europeo non ha perso la sfida. Certo, la domanda, ci sono stati decine di convegni su questo, è esportabile? Ci sono tante ragioni per cui è prego. Esatto, sì, certo, ci sono tante ragioni. La prima è che sono paesi piccoli da sempre. Nei paesi piccoli ci sono alcune caratteristiche sempre, c'è una coesione sociale molto più elevata che non nei paesi grandi, complessi e così via, una forte cooperazione. Sono da sempre abituati al fatto che la loro economia non può basarsi sul consumo interno, perché sono troppo pochi, deve basarsi sulle esportazioni, e quindi devono essere capaci di innovare continuamente il loro sistema produttivo per essere capaci di competere, perché se non vendono all'estero il loro consumo interno non è sufficiente a mantenere la loro economia. E quindi sono paesi un po' particolari, in questo senso. Si sono specializzati, certo. Certo. Va bene. Anche la Volvo. Grazie. Volvo ben prima della notte. E quando le diseguaglianze sono ridotte, più facile vivere. Perché ridurre le diseguaglianze fa scoprire risorse. Devi trasferire meno risorse, certo. Puoi trasferire meno risorse e quindi puoi ridurre di più. Quando le risorse sono tante, devi trasferire. Quindi questo è un paradosso, come dire. Sì, però. Sì, è vero. Però. Devi trasferire.